Italo-americano Homeless Edition with Volkswagen Polo and Pinguino De Longhi. Mostarda e macaroni sono italo-americano. Macaroni Homeless Edition. Grazie che mi hai accompagnato all'aeroporto, perché ho pensato, se lascio la macchina lì al parcheggio a pagamento, sto via un mese, mi costa più della macchina. Ecco, e poi ricordati, quando torni a casa, amore, il martedì no sotto casa per la strada, che c'è il lavaggio, ce la portano via, come l'altra volta. Amore, dici sempre le stesse cose, ma non sono mica rincretinita io ancora. No, è che sto via tanto, c'ho sempre quest'ansia di dimenticarmi le cose. Sì, figurati, dai, piantala lì. Su, stufa, dici sempre quello prima di partire. Ad un certo momento sono anche stufa, ma sei contento di andare in America, sì o no? Certo che sono contento, perché? No, perché finché eri a Barcellona, a Parigi, ti potevo venire a trovare per il weekend, ma lì è abbastanza lontano, scusa. Oh. E poi ti ricordi i nostri bei momenti? Te li ricordi? Io mi ricordo l'ultima notte a Parigi, lì a Pigalle, quando avevamo preso quel motel che a un certo punto i vicini di stanza ci bussavano al muro: fermatevi, basta, ma che facevamo troppo rumore, arretta, che anche quello del locale sotto la discoteca a un certo punto è salito e ha detto: oh, la gente non balla, fate troppo rumore lì. Mi sembra sia passato già un anno. No, mi sembra, è passato un anno, amore, un anno esatto. Sì, ma... non mi chiedere di venire a trovare. No, amore, sei venuta a Parigi, sei venuta a Barcellona, verrai anche in America, perché no? No, ci ho pensato, ma non è il caso. No, assolutamente. Io penso che questo sia una pausa al nostro amore. Ma mi stai lasciando? Ma scusami, ma cosa vuol dire sta cosa della pausa? Ma tu hai un altro. Io? Tu hai un altro, perché se mi dici queste cose qua vuol dire che hai un altro. Sì, 1, 2, 3, 4, 5, ma per favore, guarda, fammi accendere una sigaretta. No, amore, che mi lasci tutto l'odore in macchina. In macchina non lo sai che non voglio che fumi in macchina. Senti, adesso basta, basta, sono stufa, mi fai diventare pazza. E non fare questo, e non fare quello, e metti la macchina a posto, e accendi le luci, e spegni le luci. Senti, sei diventato vecchio, sei vecchio. Cioè, scusami, non riesco neanche a parlare, mi dici questa cosa della pausa, mi stupisce, io pensavo che non mi accompagni neanche dentro. No, non ti accompagno. Divertiti e cerca delle situazioni nuove. Ma scusa, ma pausa, ma che è sta roba della pausa? Ma uno ti ama e tu... Lascia perdere le pause, tu sei solo preoccupato della macchina, non ti preoccupare, la macchina sta tranquilla e le chiavi io le darò a Paolo. E chi è Paolo? Divertiti! Vai, vai che perdi l'aereo! Su, vai! Ciao! Divertiti. Fa presto a dire divertiti. Come fai a divertirti quando dentro di te piove? E io adesso dovrei partire alla ricerca di cose, persone, luoghi per il mio programma. Questo pensiero che forse è la storia della mia vita. Sta per finire. Oddio, quanto dolore c'ho dentro. Forza Fabio, forza. Dai, sii professionista, sii professionale. Devi partire, devi andare in America, devi fare un programma. Non piangere. Che tra l'altro è anche vietato qui all'aeroporto. Come portare le bottigliette d'acqua. Sono come questa valigia. Solo che dentro mi sento vuoto. Non mollare, non mollare, non mollare. Voglia di buttarti come su un letto. Ce la faremo anche questa volta, lo so.